Adesso che tutti hanno trovato la soluzione, possiamo renderla pubblica. Eccola qui, nel blocco ripeti, dobbiamo inserire l'ampiezza della larghezza del rettangolo, che è 50. Tutto il resto, cioè all'interno del ciclo ripeti, rimane invariato. Si tratta di fare tante pennellate, tanto quanto è l'altezza del rettangolo, quindi 100, meno 100 per tornare alla base, quindi questa è la rotazione per spostarci di un passo a destra. Qui invece dobbiamo tornare alla base, vediamolo, ecco, dobbiamo tornare alla base, quindi dobbiamo girare a sinistra e va bene di 90 e poi avanzare da qui a qui, ma questa è la larghezza del rettangolo e quindi dobbiamo inserire la sua ampiezza 50. Dopodiché, una volta giunti nel punto di origine, dobbiamo anche girare a destra per orientarci di nuovo verso l'alto. Vediamo. Ecco fatto. Non ci rimane altro adesso che prendere il colore nero per fare il contorno, perché abbiamo deciso di farlo nero, e poi utilizzare questo che è il blocco con il ciclo ripeti per disegnare un rettangolo proprio di alto 100, largo 50. Vediamo tutto insieme. Funziona. A questo punto possiamo semplicemente creare un nuovo blocco, crea blocco, lo mettiamo nella categoria movimento, lo chiamiamo rect colorato, ok, ci prendiamo tutto il codice prelevandolo dall'istruzione più in alto, lo mettiamo dentro, diamo ok, ci piace sempre verificare. Lo prendiamo, puliamo ed eseguiamo. Benissimo.